persone che voglio bene. E poi penso a breve di tornare a casa, che è arrivato il momento. Così faccio le feste con la mia famiglia. E poi di cosa vi posso parlare? Visto, e vi assicuro che ne ho visti parecchi qua in Thailandia. Ma davvero bellissimi. E sto riguardando gli slow motion e wow, perché li sto sistemando per fare i post che pubblicherò in questi giorni. E magari ne pubblico qualcuno. Visto, e vi assicuro che ne ho visti parecchi qua in Thailandia. Ma davvero bellissimi. E sto riguardando gli slow motion e wow, perché li sto sistemando per fare i post che pubblicherò in questi giorni e magari ne pubblico qualcuno. Buongiorno, buongiorno tribù, come state? Io sono cotto, sto riposando in stanza col condizionatore a 20 gradi quando fuori ce ne sono 29. Avete visto che serata che vi ho fatto vedere ieri? Mamma mia, che match, i più belli che io abbia mai. Adesso voglio rendervi partecipi di questa cosa prima di andare a mangiare perché è quasi mezzogiorno. Con adesso ho appena finito 40 giga. Ho dovuto prenderne altri 5 per oggi. Tanto costano poco poco e così almeno riesco a fare storie anche oggi, se no ti rimanco oggi. Poi ho deciso che domattina torno a casa e sono contento di tornare. Di solito uno è sempre triste quando deve tornare a casa, invece io sono contento perché alla fine ho voglia di rivedere. Dicevo, di solito uno è triste quando torna, dice finisce. Ma tanto poi si può sempre ritornare, quindi a breve tornerò ancora, quindi non è questo un problema, ma poi ho anche voglia di rivedere i miei cari, le persone a cui voglio bene, e ci sta, anche perché, dicevo, anche perché sono partito il 25 novembre, tra pochi giorni, tra 2 giorni, 3 giorni, sono 30 giorni esatti che sono qua, sarei dovuto uscire dalla Thailandia, rientrare per fare il visto, non avevo voglia. Poi mi avete scritto in tantissimi sto periodo qua, magari organizzo un viaggio per tutti i fan, che dite? Vi piacerebbe? Eh? Ditemelo un po' se vi piacerebbe. Ci pensiamo, vediamo un po', sono tante le cose da fare. Fate conto che ho riempito 3 schede da 64 giorni. Poi c'è da vedere perché a parole siete sempre 30-40 al giorno che me lo dite e poi quando c'è da quagliare si è in 10. Bisogna vedere quanto uno è di parola, vediamo, vediamo un po' il da farsi. Dicevo, poi dicevo, ho riempito 3 schede, 3, senza contare i video delle lezioni, da 64 giga di video. Quindi avrò da lavorare, da editare un sacco di video e cominciare a fare i vlog. E adesso prendo un mototaxi e vado a mangiare perché voglio mangiare la papaya salad dove l'ho mangiata l'altro giorno, che voglio andare sul sicuro, mi era piaciuta un sacco. E poi dopo mangio qualcos'altro. Quindi ci vediamo dopo ragazzi. Comunque ragazzi, la miglior papaya salad di Bangkok è qua, al moletto di Pan Fabri, diciamo il capolinea dei traghetti che portano in centro. Questo secondo me è il più buono di tutti, ne ho provate un sacco, ne ho provate. Ragazzi, non era piccante di più, ho le labbra che stanno esplodendo, mi sembra di essermi fatto delle punture di Botox nelle labbra. E ce la posso fare. Adesso mangio un classico riso fritto. Cioè, ma si può parcheggiare così in mezzo alla strada? In mezzo? Marciapiede pieno? Ma che cazzo? Aiuto, ragazzi, ce la posso fare. Ragazzi, sto facendo la valigia. Adesso vi faccio vedere la situazione com'è qua. Prima c'era un casino in stanza, avevo tutti i vestiti, tutto sfuso perché tiro fuori tutto e poi ordino tutto. E ora vi faccio vedere. Che poi parliamo di valigie. In realtà non uso la valigia, ma uso questo zainone militare, l'Israelian Bag. Voilà. Che è comodissimo. Ho sempre usato solo questo. È comodissimo perché all'aeroporto lo fai su nella plastica e diventa un sacchettino così. Così. E come faccio la valigia? In pratica divido tutto, magliette, pantaloncini, roba di Thai, roba pulita, roba sporca. Questa volta non ho fatto tempo a portare in lavanderia la roba, quindi la laverò a casa e la metto ognuna in un sacchetto e poi lo chiudo col nastro isolante perché voglio che ogni cosa sia isolata. Perché la prima volta che sono venuto e niente, mi si sono aperti dei liquidi dentro la borsa e è un disastro. Ho buttato via tutto praticamente. Guardate, ogni cosa impacchettata, sembro Pabde. E poi li caccio in valigia, vediamo se ci sta tutto, strapparlo, se ci sto col peso, se no devo lasciare qualcosa qua, lascerò un paio di scarpe e tipo i bagnoschiumi e le cose. Escobar, sembrano pacchetti
di droga. E ora li caccio qui, ovviamente, la roba di Tai. Devo ancora piegare delle fasce che sono messo ad asciugare, delle mutande. Dicevo che il pad thai è un cibo che ho mangiato poco poco a sto giro, è un piatto proprio thai. C'è tutta una storia dietro il pad thai, tra l'altro, che non vi racconterò adesso, che non ho voglia, magari più tardi. Ore 16:40, no, non è vero, ragazzi, ore 17:46. Io ho una fame cane. Cane, ho voglia di bermi un mio tè al crisantemo e voglio anche di mangiare un frutto, magari. E poi stasera vado a mangiare uno dei miei pad thai preferiti. Che ci sta. Adesso ve lo faccio vedere. Che pace. Che pace che c'è, ragazzi, mamma mia. Io amo questi posti perché veramente la tranquillità nelle grosse città la adoro. Adesso, ragazzi, sto visitando questo tempio qua che è dietro il mio hotel proprio e si chiama Wat Mai. E niente, non so perché è famoso, non so neanche se è famoso, non credo sia famoso, però è molto, molto non caratteristico, è molto carino. Tolgo le scarpe perché quando si entra nei luoghi sacri bisogna stare senza scarpe e coprirsi tipo le spalle, non si potrebbe andare in pantaloncini corti. Adesso. Molto bene, ragazzi, anzi no, molto male. Volevo bere il tè al crisantemo, ma non c'è nessun cristiano che me lo vende, quindi ho optato per un succo di guava, che era un po' che non bevevo, è sempre buono. Dicevo, ragazzi, dato che non ne ho ancora mangiati di pad thai, anzi ne ho mangiato uno ma non mi è piaciuto particolarmente, oggi qui mi soddisfo. Ragazzi, ho recuperato il pad thai, guardate che figo. Il problema è che tutti i tavoli sono pieni, quindi la location è questa oggi. Strafigo, strafigo. Ragazzi, comunque prima avevo detto che avrei spiegato la storia del pad thai perché è carina come storia e ve lo spiego bene nella prossima storia, la storia del pad thai, nella prossima storia forse. E niente, in pratica il pad thai è un piatto abbastanza recente perché negli anni 40 è stato fatto. E perché? Perché la Thailandia non aveva un piatto che la rappresentasse come paese. L'Italia aveva la pizza, l'America aveva gli hamburger, il Messico i tacos, bla 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 bla. E niente, quindi il re indice un concorso, si dice indice, non lo so, indice questo concorso qua per decidere, per creare, non per decidere, un piatto che identifichi la nazione. Tutti i migliori cuochi ne fanno uno e vince questo piatto che si chiama Pad Thai. Perché vince? Perché ha degli ingredienti che sono facili da reperire in tutte le parti del paese. Boom, fine della storia. Bene, ragazzi, per concludere il tutto, mi mangio il mio dolce preferito e poi vado a dormire che ho la svegliataccia alle 3:30, 3:30, 4. Qual è il mio dolce preferito? Lo sapete? Qual è il mio dolce preferito? Ah. Mambo, mambo.